My head jumps to other universes moving to collapse. Buongiorno scrivati. Allora, anche oggi si parte per nuova destinazione. Non è lontanissima, ma la prima parte è tutta in salita e è abbastanza un disastro. Userò pochissimo il cellulare, quindi ci vediamo su, perché anche oggi sono con la batteria scarica e devo cercare di centellinarla il più possibile. Allora, tutta la parte in salita non l'ho fatta a piedi, e per fortuna, perché ci sono già 26-27 gradi questa mattina, ma li ho fatti con lui. Giuseppe? Sì, Giuseppe. Grazie mille perché mi hai salvato la vita questa mattina. Mi ha visto un po' in difficoltà e mi fa: ma vuoi che ti accompagno fino alla parte alta? Non ci ho pensato tanto, gli ho detto subito di sì. Grazie ancora, e grazie anche per l'ospitalità meravigliosa. E bene. Ragazzi, vi lascio poi, anzi vi ho già lasciato il link dell'azienda agricola, l'olio più buono dei primi 10 chilometri, come già detto. Grazie. Ragazzi, è incredibile comunque, sono le 6:30, ci sono 28 gradi e l'aria che arriva è già bollente. Laggiù dovrebbero esserci le caprette. E andiamo di qua e proseguiamo cercando di tagliare la montagna per arrivare a Sezze. Ma veramente si va giù di qua? Bene, ma non benissimo. Tutto questo vi ricordo che è fatto con uno zaino in spalla che pesa più di 26 kg, quindi oltre al caldo, la stanchezza fisica e la difficoltà a volte nel percorrere le vie, ricordiamoci sempre del peso infinito che ormai mi porto dietro da più di 1000 km. Entriamo nel bosco. Wow! Speriamo di non fare strani incontri questa mattina. È assurda la quantità di caldo che c'è questa mattina. Anche oggi è una nuova esperienza partire così in bomba con ormai ci saranno 28 gradi. Non oso immaginare quando avrò il sole in testa come sarà. È sempre più difficile, ragazzi, è sempre più difficile. Salita ce n'è ancora, tra poco, arrivati in cima alla montagna, scendiamo e poi per arrivare a Sezze è ancora tutta in salita, quindi ci siamo schivati solo la parte iniziale. Finalmente un po' di piano, speriamo che anche la discesa non sia difficoltosa come la salita, con tutti i sassi da scavalcare. Che fatica, abbiamo fatto pochissimi chilometri.
invece sembra che anche la discesa, mentre vi sto parlando, guardo a terra e non mi sembra dica nulla di buono. Come vedete, la via Francigena è super segnalata. Per fortuna non sto vivendo benissimo queste ultime tappe. Sarà la stanchezza, sarà il caldo atroce, saranno i primi, anzi gli ennesimi segni di cedimento che adesso si fanno sentire sempre di più. Anche stamattina, anziché camminare ai soliti 5 km orari, stiamo andando forse a 2. Sono proprio stanco, ragazzi. Adesso arriviamo a Sezze, poi c'è Priverno, dove devo ancora trovare ospitalità, poi Terracina, dove mi fermo un paio di giorni perché mi arrivano i prodotti spediti da Valdobbiadene, quindi le barrette e le cose che sto esaurendo. E come dico sempre, mi vorrei fermare ad ogni tappa, sono onesto. Ma mi arrivano sempre messaggi da parte vostra di persone che si rialzano. Si rialzano e ripartono. E onestamente io non me la sento di fermarmi. Vado avanti il più possibile. Ce la sto mettendo veramente tutta. Ma non fatelo. Quando dico che sia un viaggio da emulare per altre persone che hanno la sclerosi multipla, che vogliono fare più chilometri di me, vi sconsiglio di farlo. Non so cosa dirvi, è distruttivo, è distruttivo. Vediamo poi, quando ritornerò a casa, di fare subito una risonanza magnetica e cercare di capire se ci sono stati danni da tutte queste micro ricadute, soprattutto negli ultimi giorni. Spero vivamente di non aver peggiorato le cose. Lassù credo non si vedano, ma non funziona neanche più lo zoom del cellulare, almeno oggi. Lassù è pieno di bufale, lassù anche qua giù. Qui siamo proprio in mezzo ai pascoli. Oh, e qui cosa vedo? Il primo girasole aperto. Oh, che bello. Da qui si vedono decisamente meglio. Guardate che belle, ci sono anche i vitellini là sotto. Buongiorno. Tratto che inizia ad essere in leggera discesa e inizia anche ad essere scosceso con i sassi. Comunque quella che vedete lì a picco in fondo è proprio Sezze. Adesso si scende e come al solito poi si risale tutta così la discesa. Per fortuna che le scarpe che ho per il momento mi hanno sempre salvato, sia perché sono leggerissime e quindi molto ben traspiranti, ma per la suola, che è qualcosa di pazzesco, sia sull'asfalto, che è ben ammortizzata, sia sui sassi, sia in salita che in discesa. Per ora, ragazzi, complimenti a Scarpa, veramente. Sono passate da poco le 8 del mattino, i gradi sono diventati 28 e adesso c'è anche, come vedete qui davanti, il sole che esce. Che giornata, ragazzi. Io spero che le temperature non aumentino ancora più di così, perché altrimenti diventa veramente impossibile. Non vi dico quante volte sto rischiando la vita nel scendere questo pezzo di strada.
forse non riesco a rendere l'idea di come sia questa discesa, o forse sì, facendo così. C'è una macchina che abbiamo incrociato che va in su, però le ginocchia sono già state messe a durissima prova nelle tappe precedenti e ora cominciano a farmi davvero male, ma c'è da doverlo dire, quindi mamma che difficile. Le ultime tappe del Lazio sono difficilissime, mancano 5 km all'arrivo di dove dovrò dormire, e ma solo 3 km al centro di Sezze. Dai, qui sotto sento il treno e mi viene un'idea per domani, per fare comunque i chilometri, ma per riuscire ad arrivare a destinazione un po' più in là, visto che Priverno non ha ospitalità e non ha posti palesi dove riuscire a dormire domani. Qui siamo in centro abitato, tra poco iniziamo una discesa ripida, eccola lì in fondo, e poi una salita per tornare su verso il centro. Parte la salita per arrivare in centro a Sezze, poi lì ci fermiamo un attimo e facciamo gli ultimi chilometri per uscire da Sezze e andare al B&B dove sono ospitato. Comunque sono quasi le 9 di mattina e ci sono 30 gradi, quindi la vedo veramente dura nei prossimi giorni. Che giornata pessimistica che ho, è vero. Ultimo chilometro in salita, continuo a chiedermi perché devo partire da zero, andare in salita per tornare giù e tornare in salita, però anche per oggi pare che ci siamo riusciti, ragazzi. Benvenuti a Sezze, tappa numero 43, finita. Esco dal centro di Sezze, ho fatto colazione, ho conosciuto Marco al bar che mi ha offerto, che me l'ha offerta la colazione, ed è stato veramente carinissimo, mi ha dato una bella energia. Andiamo al B&B che è distante un paio di chilometri dal centro e cerchiamo di riposare. Ovviamente era impossibile evitare di sbagliare strada anche oggi ed è successo. Dai, ultimo chilometro, spero. Dovremmo esserci dopo una salitona, una discesa per arrivare al B&B. Mi sono ricordato che è da due tappe che non metto il timbro sulle credenziali. Cercherò di provvedere. Un miraggio. Wow. Io credo che dormirò qua dentro. Nel reparto frigo magari. Wow. Comunque guardate la vastità dell'afa che c'è. Mi auguro di non dovermi mai trovare in cammino alle 2 di pomeriggio in queste condizioni di caldo e di sole. Se succede, è la volta buona che mollo tutto.